Esiste solo un piano A, dobbiamo fare l'ospedale nuovo. Attendo che il comune di Teramo faccia finalmente, prenda la sua decisione, ci notifichi dove dobbiamo farlo. Abbiamo presentato, finalmente c'è stata l'occasione, almeno sommariamente, da parte del direttore generale, del direttore del dipartimento, dell'assessore, di presentare il progetto complessivo all'assise comunale. È ora che l'assise comunale valuti e ci dica in maniera responsabile quale scelta bisogna operare, perché l'unica cosa che non possiamo permetterci è rimanere fermi. Se rimaniamo fermi è naturale che il Ministero ci dica: i soldi non li volete, non vi servono, non li sapete utilizzare, andranno altrove. E questo, ripeto, non ce lo possiamo permettere. Lei ha detto che preferirebbe piano Daccio. Lei preferirebbe piano Daccio, però ha detto anche per una questione di celerità. È evidente che dopo aver progettato e speso soldi per 3, 4, 5 anni su quella soluzione, oggi la soluzione più a portata di mano e io credo anche più razionale sia quella. Ma non è un obbligo, non è un'imposizione, non è la regione che decide a danno della città dove si debba fare. Se la città ha delle buone ragioni, delle fondate motivazioni per interrompere questo percorso e anche giustificare perché sono stati spesi soldi che evidentemente andrebbero persi, la progettazione, per non parlare del tempo che non è gratis, lo faccia, ce lo mette nelle motivazioni e noi andremo a fare un nuovo progetto altrove. Se è Villa Mosca, è Villa Mosca, è evidente che per fare un nuovo progetto ci vorrà più tempo, quindi l'ospedale nuovo arriva prima. Se si dà continuità al percorso già fatto e che sta andando avanti da anni senza che nessuno ci avesse mai detto di fermarci o di fare diversamente. Se oggi si è maturata la convinzione di dover fare diversamente, è evidente che ci vorrà più tempo, però si, come dire, non, nulla è compromesso, insomma, si può fare, soprattutto se si decide subito. Il rischio c'è un rischio, un fattore di rischio in più ovviamente, perché comunque qualcuno deve poi andare a Roma al Ministero a spiegare che ci siamo sbagliati, quel progetto non va bene, alla città non piace, ci hanno chiesto di farne un altro, quindi penso di potercela fare lo stesso a mantenere quel finanziamento e a realizzare l'ospedale a Teramo. Bisogna che la città sappia che arriverà più tardi e che i lavori nell'area di Villa Mosca difficilmente avranno un impatto zero sull'attuale sicurezza e igiene della sanità a Villa Mosca, perché è elementare comprendere come fare le fondazioni di un ospedale, movimentare migliaia di camion, alzare polvere, fare rumore, insomma un cantiere, provoca disagio a chiunque, figuriamoci a un ospedale che ospita pazienti fragili. Dopodiché i tecnici possono magari dimostrarci il contrario, fare miracoli di organizzazione del cantiere che minimizza gli impatti, tutto si può fare. Quello che non si può fare è non decidere, perché se non si decide siamo costretti a rimanere fermi e perderemo anche i finanziamenti. Lei ha detto in caso di scelta di piano Daccio non si abbandonerebbe comunque l'area del Mazzini, lo ha sottolineato di nuovo. Ma certo, perché nel progetto della ASL il Mazzini diventa la sede della medicina territoriale, continuerà a svolgere in particolare tutte le attività di diagnostica per i malati cronici, di analisi, di laboratori, di ambulatori, tutto quello che oggi sta dentro un ospedale e che la legge stessa dice che non dovrebbe stare dentro un ospedale, dovrebbe stare su altre strutture. Quindi l'ospedale deve essere dedicato agli acuti e la separazione tra ospedale e medicina territoriale è uno dei requisiti della medicina moderna e noi abbiamo presentato un progetto in questo senso. A Villa Mosca la medicina territoriale e gli uffici amministrativi della ASL, quindi anche la paura di desertificare un quartiere è sventata da questo progetto, che è molto concreto, perché nessuno abbandonerebbe mai quegli uffici, l'ospedale continuerebbe a rimanere sempre in funzione con diverse modalità e producendo un traffico e una frequentazione analoga se non superiore a quella che c'è già oggi con l'ospedale. A Casalena si fa la cittadella della fragilità, i fondi del PNRR sono già impegnati, i contratti avviati, le gare fatte, quindi anche lì non stiamo parlando di promesse o di favole, stiamo parlando di fatti concreti. Presto vedrete i cantieri, quindi Teramo avrebbe 3 diversi presidi di sanità di altissimo livello: la città della fragilità a Casalena,
la medicina territoriale e gli uffici amministrativi dell'ASL a Villa Mosca e il nuovo ospedale a Piano d'Accio. Se si vuole portare il nuovo ospedale dentro il comprensorio di Villa Mosca, mettendo nello stesso spazio le due funzioni, è una libertà che appartiene alla città di Teramo, basta che ce lo motivano, basta che lo decidano e che ce lo notifichino, e noi provvederemo a riprogettare questa distribuzione degli spazi come la città ci chiede di fare. Grazie. Presidente Marsiglio, che ho ascoltato con piacere, una cosa doveva fare e che non ha fatto: convocare, ai sensi dell'articolo 34 del TUEL, la conferenza dei servizi e quindi fare il raccordo per affrontare le questioni di cui oggi sta parlando, in grande difficoltà, perché è evidente che il centrodestra regionale e teramano a questo punto ha già deciso di realizzare l'ospedale a Piano d'Accio. Più volte abbiamo espresso la volontà contraria nel corso di questi mesi, un'indicazione su Villa Mosca per la quale non è necessario alcun atto. La Regione può partire subito con un permesso a costruire su un'area già a destinazione sanitaria, e quindi non questo gioco di scaricare la responsabilità e senza spiegare le motivazioni reali dello stallo per cui la Regione non è andata avanti nel corso di questi anni, e su questo non c'è stato alcun tipo di risposta, perché la vera domanda che io sto facendo da tempo e che non è una domanda secondaria: dove sono le risorse? Anche oggi hanno parlato di altre fonti di finanziamento e di annunci senza spiegare dove sono attualmente i 145 milioni di euro che mancano, ma ne sono molti di più, se la Regione ha capacità di indebitamento effettiva, tenuto conto anche della posizione della Corte dei Conti. Quindi non questo gioco di rimpallo di responsabilità non funziona. Il Presidente convochi subito, ai sensi dell'articolo 34, l'accordo di programma, noi porteremo la posizione che abbiamo già espresso e lì discuteremo appunto in tempi strettissimi, rapidissimi, può stare tranquillo, sul futuro del nuovo ospedale di Teramo, che vogliamo di secondo livello, vogliamo a Teramo, e che si realizzi subito, immediatamente. La Regione può farlo. Quindi capiamo questa difficoltà, anche questo cortocircuito che si è determinato nel centrodestra, però lavoreremo insieme, adesso ristabiliamo anche all'esito di questo Consiglio un percorso di collaborazione, di linearità istituzionale, dove ciascuno si assume le proprie responsabilità e diamo il nuovo ospedale a Teramo come tutti vogliamo, a partire da Villa Mosca. Una questione tecnica più che politica, ma di questo discutiamo proprio sulla base dell'accordo di programma e della conferenza di servizi che il Presidente della Regione, cioè l'organo competente, deve convocare. Questo è il punto molto chiaro. In realtà la Regione si è sempre sottratta ad un confronto formale, ufficiale, sul tema appunto dell'ubicazione, forse perché aveva già deciso. Oggi hanno ribadito che di fatto, anche con un tono un po' tra virgolette, non dico ricattatorio perché non è il termine corretto, però insomma hanno rappresentato il fatto che se si dovesse rivedere la scelta che hanno già assunto politicamente, le risorse rischiano di essere perse. Ecco, su questo voglio ribaltare la questione e chiedere alla Regione perché allora nel corso di questi mesi non è andata avanti, e non è perché non poteva decidere di fare l'ospedale altrove, poteva farlo tranquillamente. Evidentemente le problematiche sono altre e non vengono rappresentate, espresse, ma superiamo tutto, ci sediamo e affrontiamo sulla base delle posizioni che il Consiglio esprime le posizioni appunto di ciascuno per dare un nuovo ospedale alla nostra città. Marsiglio dice che è un errore non scegliere Piano d'Accio, scegliere Villa Mosca. C'è però un centrodestra locale che presenta una mozione scegliendo Villa Mosca. Sì, è la contraddizione politica di cui parlavo prima, è una contraddizione netta. La Regione politicamente ha già scelto, questo è il dato di fatto, è inutile che ci cambiamo ragionamento, questo è il punto. La valutazione del Presidente della Regione è stata espressa in modo molto chiaro e vedremo se quelle questioni tecniche, quell'impossibilità tecnica eventualmente di realizzare il nuovo ospedale a Villa Mosca verrà fuori dalle carte, e a quel punto si faranno valutazioni altre, ma si parte da Villa Mosca.